Questo programma è offerto da benvenuti alla decima puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la decima giornata del campionato di Serie D, Girone D, che ha visto 3 vittorie interne, 4 vittorie esterne e 3 pareggi. La vittoria esterna ovviamente più importante è stata quella del Rimini sul campo della San Maurese per 2-1, e come sempre stasera commenteremo la partita e poi via via tutti gli altri servizi che affronteremo qui in Sport Up. Poi un collegamento particolare con la nostra Giorgia Bertozzi per la festa del club I Tre Moschettieri, ma poi mi raccomando, continuate a seguirci, così capirete un po' il tutto e l'evolversi di questa puntata. Ma prima vado a presentare chi vi affiancherà ovviamente nella puntata. Iniziamo dalla mia sinistra, dove ritroviamo con piacere il giornalista Alessandro Giuliani. Buonasera a tutti. Poi vado a salutare il nostro opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonasera, buonasera a tutti. E per ultimo il nostro opinionista Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, ricordo anche il numero per interagire con noi, lo vedete già in sovrimpressione, 333 60 94 299, numero valido sia per la messaggistica tradizionale sia per WhatsApp. Salutiamo anche il nostro Matteo Zampini che cura la pagina Facebook, dove potete scriverci sia durante le dirette che durante la settimana, Sport Up Rimini Official. Ebbene, andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini risultati e classifiche dopo l'ultimo turno, così affrontiamo subito le varie tematiche. Iniziamo con Colligiana Aquila Montevarchi 0-1, Forlì Castelvetro 2-2, Imolese Sporting Trestina 3-1, Lentigione Sansepolcro 2-1, Mezzolara Romagna Centro 0-0, San Maurice Rimini 1-2, San Giovannese Fiorenzuola 0-1, Tutto Cuoio Sasso Marconi 1-1, Vigor Carpaneto Correggese 2-0, Villa Biagio Pianese 0-2. Andiamo a vedere adesso la classifica. Al comando il Fiorenzuola quota 23 punti, segue il Rimini insieme a Villa Biagio e Lentigione a quota 21, San Giovannese 20, Imolese, Aquila Montevarchi 19, Forlì 16, Sasso Marconi, Romagna Centro 14, Pianese 13, Sansepolcro, Tutto Cuoio 12 punti, Vigor Carpaneto, Colligiana 10, San Maurese, Mezzolara 8 punti, Sporting Trestina 7, Castelvetro 5, insieme alla Correggese 5 punti. Ebbene, rientriamo in studio, prima di affrontare le prime tematiche con i nostri ospiti andiamo a vedere anche i gol, quello che è successo appunto nell'ultima giornata attraverso il primo servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Decimo turno di Serie D, Girone D, con la vittoria del Rimini sul campo della San Maurese per 2-1. Andiamo a vedere gli altri gol di giornata. A decidere la sfida tra Colligiana, prossima avversaria dei biancorossi, e Montevarchi ci pensa Tomasini al 68esimo della ripresa. 4 invece i gol tra Forlì e Castelvetro, 2-2 il finale, padrone di casa, avanti con l'ex Sant'Arcangelo Graziani al terzo del primo tempo. Pareggio di Castelvetro 18esimo con Magliozzi, bravo a seguire l'azione e partire dalla destra ad opera del compagno. Nuovo vantaggio Follivese al minuto 32 con Alfredo Romano. 3 punti che sembrano in ghiaccio a questo punto per i Galletti, prima del definitivo 2-2 con azione copia della prima ad opera di Andrea Pallanelli al minuto 75. Vince l'Imolese a domicilio contro lo Sporting Trestina, sempre più insabbiato nella zona rossa di classifica. Rossoblu avanti all'ottavo grazie alla marcatura dell'ex Sant'Arcangelo Rivolino Gavocci, che qualche anno fa neri decise un derby tra Rimini e Sant'Arcangelo. Imolese che chiude il tempo con la marcatura fortunosa di Belcastro, che sotto misura esegue i tapini vincente.
Villanova, 72esimo della ripresa con un delizioso pallonetto, beffa all'estremo di casa e elude così i bianconeri che vengono trafitti 60 secondi dopo dalla sfortunata autorete di Vinagli. Vince il lentigione contro il Sansepolcro, vittoria in archivio già dopo i primi 45 minuti di gioco. A bersaglio degli 11 metri va Alberto Galuppo, raddoppio Emiliano con una grande azione di Vito Falconieri che fa 2-0. Sansepolcro che nella ripresa accorcia le distanze con Romano. Vince dopo la manita subita al Neri la Vigor Carpaneto che ha la meglio sulla Correggese. Succede tutto nella ripresa, padrone di casa avanti con Andrea Zuccolini. Sua la deviazione vincente e raddoppio giunto per opera di Davide Tinterri al 78esimo della ripresa. Perde l'ex capolista Villabiaggio per la seconda volta davanti al pubblico amico dopo la sconfitta con i Rimini. Una doppietta di golfo stende gli Umbri. L'attaccante sigla il vantaggio dagli 11 metri per poi ripeterci con una discesa vincente al minuto 82. Concludiamo con la vittoria della capolista Fiorenzuola che grazie al pallone sospinto dal vento manda Mazzotti in rete con la complicità di Valloriani. Chiudono la giornata in pareggio a reti bianche tra Mezzolare e Romagna Centro e i pari per 1-1 tra Tuttocoio e Sasso Marconi. Come gol più bello di giornata votiamo il pallonetto delizioso di Villanova dello Sporting Trestina. Dietro la lavagna invece il portiere Valloriani della San Giovannese che regala a Fiorenzuola la palma di Gollonzo dell'ultimo turno anche se vale il primato in classifica. Ebbene, Alessandro, che tipo di campionato è questo? Ti sta piacendo oppure tutto nella norma rispetto a quello di qualche anno fa? Ma credo che sia un campionato abbastanza livellato verso il basso rispetto a quello di due anni fa. Cioè, se pensiamo che il Fiorenzuola è primo in classifica, è la stessa squadra che meritava nettamente di perdere in casa con Rimini, ha raggiunto il pari a tempo scaduto praticamente. Io penso che sia un campionato abbastanza modesto come valori e credo che Rimini possa avere un ruolo di primo piano perché già questa squadra che, ricordiamole, senza Vesi, senza Simoncelli, con diversi giocatori che non sono in grandi condizioni fisiche, però lo ritroviamo al secondo posto, io penso che se nel mercato di dicembre la società, come credo, farà qualche innesto, io penso che si possa già tentare quest'anno di vincere il campionato. Tu Emanuele, da tifoso anche sugli spalti, che impressione hai avuto? Anche, perché ricordiamo, sei stato una delle primissime trasferte fu quella di Tuttocuoio, dove il Rimini non giocò benissimo, fu sottovalutata anche la squadra di casa che dopo la sconfitta con il Rimini da lì in poi ha iniziato a prendere piega verso questo campionato, ha risalito anche la china perché lo ritroviamo stasera al 13° posto. Ma io comincio a sentire la tifoseria abbastanza fiduciosa, nel senso che dopo questi 7 giorni, 3 vittorie in 7 giorni, c'è abbastanza fiducia. La partita di ieri è stata un pochino interlocutoria, nel senso che dopo una prima buona mezz'ora c'è stato un Rimini che non è stato eccezionale, però va inquadrata secondo me appunto nella logica delle 3 partite in 7 giorni, con diversi giocatori che a causa della rosa in questo momento abbastanza corta se le sono dovute fare tutte e tre e tutte intere. Quindi questo si è visto, soprattutto a centrocampo, sì, dove abbiamo subito molto, poi magari ne parleremo meglio quando vediamo le immagini. E io credo che Rimini abbia dimostrato in queste 3 gare di poter fare la lepre, no, non credo, magari, però non credo riuscirà ad avere quel tipo di ruolo. Però ha saputo fare 3 tipi di vittorie differenti che di solito sono proprie di una grande squadra. Perché c'è stata la concretezza, la compattezza, la sicurezza della vittoria di Villabiaggio, bello, c'è stata la superiorità schiacciante della mercoledì, vittoria di mercoledì con la Vigor Carpaneto e poi c'è stato il saper portare in porto la vittoria, nonostante la sofferenza, di ieri pomeriggio. Non ci fosse, come ho scritto ieri su Facebook, sì, quella piccola gocciolina, no, che ti mette il dubbio, il tarlo di quel gol che prendi sempre all'ultimo minuto, che può voler dire poco quando sei in vantaggio per 2-0 o 5-1, sì, ma abbiamo visto che può voler dire tantissimo quando sei in vantaggio per 1-0 o addirittura stai pareggiando. Allora con quella costante lì togli un pochino di ottimismo, però per il resto io direi che meglio di così, cioè in 7 giorni la squadra si è rimessa in carreggiata, secondo posto, il primo posto non distante, con una squadra appunto come ricordava adesso Alessandro che avevamo messo sotto. Abbiamo preso il pareggio a tempo praticamente scaduto. Quindi gli elementi per essere positivi ci sono tutti, secondo me.
Invece tu, Renzo, di questo campionato che idea ti sei fatto nel complesso, partendo anche da un dato di qualche settimana fa che il Villabiaggio era per l'appunto in testa alla classifica? Io direi, voglio fare un esame di coscienza, un esame ben preciso. Io, i miei due colleghi, Pieroni e Giuliani, mi hanno un po' anticipato di quello che io volevo dire. Okay, il campionato, sono d'accordo con Giuliani, il livello è basso. Sì. E lo stiamo vedendo tutti, perché a Romeo Neri non abbiamo visto delle grandi partite. Dico una cosa, dico perché è basso. Perché ogni domenica troviamo dei risultati a sorpresa. E questo fa ben pensare che il campionato è veramente basso. Lo dimostra che Rimini, anche se in qualche modo l'ho criticato, ma vedendo questo campionato a livello basso, non dico che lo può far vincere, lo può far suo, ma onestamente nel mercatino di novembre e dicembre, se dove andiamo a sfoltare il centrocampo e prendiamo un giocatore di qualità, è un difensore, e Rimini, mi voglio sbilanciare, può far suo anche questo campionato. Per me i dirigenti devono cogliere l'occasione. Perché dico questo? Perché il campionato, facendo un'analisi di queste 10 partite, ho visto un campionato alquanto basso. Allora, se la società ha interesse di far suo questo campionato, ha l'occasione per poterlo fare. Sfoltire un centrocampo, qualche giocatore sono di troppo, prendere un giocatore buono che faccia la differenza, è un difensore che veramente il Rimini ha bisogno. E con questo mi voglio ricordare, può far suo anche questo campionato. Perché dico questo? Perché andiamo a analizzare in queste 10 partite, il Rimini ha fatto 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. 20 gol fatti e 12 subiti. La cosa che mi preoccupa, come ha detto Pieroni, questi 12 gol, tra i quali 6-7 presi in pieno recupero. A tempo. È grave questo. Mucile deve lavorare in queste cose, perché su questi 12 gol, prese 6 gol negli ultimi minuti, in pieno recupero. Va bene, San Biagio, il risultato era già concreto, 3-0, 3-1, 3-2. Con il Carpenito 5-1, 5-2. Ieri San Mauro uguale, 2-0, 2-1. Tutti già i risultati già affermati. Però se andiamo a analizzare, con il Mesolare, la prima partita con il Firenzuola, si vinceva 1-0, un gol al 91esimo, 1-1. In casa, con la San Giovanese, si è perso in pieno recupero. Ecco, mi fa riflettere questi 6-7 gol che onestamente, presi in questi minuti di recupero, lì Mucci, secondo me, ci deve lavorare molto. Sul fattore concentrazione. Concentrazione. Però onestamente, perché il Rimini non ha problemi di attacco, perché lo dimostra questi 10 gol fatti negli ultimi 3 partite. 5 con il Carpinito, 3 con il Villabiaggio e 2 ieri. Tra i quali 6 portano la firma di Bonaventura. 7. Addirittura 7. Bravo. Diciamo onestamente, se il Rimini e la società avesse l'intelligenza di fare questo, penso che non ci voglio che lo dico io, ci arriveranno noi, vedendo questo campionato veramente, secondo me, al di sotto delle possibilità, che secondo me è scarso, con alcuni innesti veramente mirati, si può arrivare lontano. Potrebbe vincere anche questo campionato. Okay. Mi voglio un po' sbilanciare. Ti stoppo perché proprio andiamo a vedere adesso la gara di ieri, quella tra San Maurese e Rimini. In servizio. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55.
San Maurizio e Rimini danno vita a una partita vincente molto bella sul piano dell'agonismo e con lo stadio Macrielli, vero fiore all'occhiello, colorito di biancorosso, ma tante anche le presenze locali. I rossi a fare da padrona, anche se la San Maurizio, al contrario dei giallorossi di tradizione, indossa un completo nero, quasi a stare a significare i tre capodi di fila rimediati per 1-0. Il Rimini arriva dalla vittoria con la capolista Villabiaggio e dalla manita rifilata al nere al Vigor Carpaneto. Con il ritorno a gol di Bonaventura, la squadra di Muccioli fa davvero paura e già in avvio di gara arriva alla conclusione con Righini dalla distanza, con la palla che si alza sopra la traversa. Gli ospiti continuano a premere sull'acceleratore, Guglielmo tocca per Bonaventura che nell'area di casa protegge palla servendo la corrente a Lotti che spara a botta sicura facendo urlare a gol i tifosi biancorossi, ma la sfera termina fuori di un nulla. La risposta della formazione di Protti è poco convincente con Gaiani che non inquadra il bersaglio. Ma il gol è nell'area e Muccioli, che ha finalmente capito che Montanari di professione non fa il terzino, lascia libertà di inventiva al centrocampista che scodella per Cicarevic, che è libero per appunto diventare con un mezzo pallonetto elude l'intervento di Passaniti per l'1-0 ospite e per il Montenegrino trattasi del quarto centro in stagione. La San Maurizio recrimina per un doppio rigore non concesso. Alla mezz'ora in area avversaria Brighi forse tocca il pallone con il braccio. L'arbitro lascia proseguire mentre sul finire di prima frazione di gioco Luati va alla conclusione, Petti ci mette il piede ma le proteste continuano perché il giocatore toccherebbe il pallone con la mano. Ma tra una protesta e l'altra c'è la fotofinish, un gran tiro di Luati che chiama la deviazione in corner l'attento Scotti, squadra a riposo sullo 0-1. Sapucci, ex Rimini, innesca Ogan che viene murato da Brighi. Sul pallone si avventa Luati chiamando alla presa a terra l'attento Scotti. Dopo una manciata di minuti da calcio piazzato Lucchese sale in cielo a colpire di testa e qui Scotti compie un balzo felino ribattendo un gol che sembrava fatto. La partita sale di ritmo, azioni da una parte e dall'altra, qui Guglielmo in contropiede alza la mira, mentre dall'altra parte Nicoli sfiora la marcatura con la sfera che termina fuori di un nulla. Gli spazi aumentano e Guglielmo diviene devastante procurandosi il penalty della sicurezza. Atterrato da Lucchese, l'arbitro indica il rigore. Dagli 11 metri Bonaventura non si fa pregare, trovando il settimo centro in tre gare. Alla faccia del bollito di colui che in Serie D non segnava neppure a morire. La partita sembrerebbe essere messa in ghiaccio, invece Rimini ha il solito difetto, quello di specchiarsi troppo. La San Maurizio prende coraggio, qui Petti rischia un incredibile autogol con Scotti che diviene superlativo nella deviazione in corner. Stessa cosa su un altro colpo di testa all'indito di Righini, sul quale il numero 1 biancorosso risulta essere monumentale. Finale di marca locale, Scarponi calcia fuori, poi Luati, dialogo con Scarponi che impegna nuovamente Scotti, sono ribattuto lo stesso Luati, spara alto. Nel finale la solita rete subita non manca mai. Gaiani fa bella figura accorciando le distanze e mandando le squadre sotto la doccia sul risultato finale di 1-2. Il Rimini, dopo le critiche subite, dopo la sconfitta con la San Giovannese, sale in cattedra, vola a meno 2 dalla capolista e ora, sperando che Tamai, Muccioli e Grassi abbiano capito che le critiche nel calcio servono a svegliarsi, speriamo che questo Rimini possa cavarsela egregiamente contro tutte le altre corazzate o meno del girone. A buoni intenditori, poche parole. Allora, facciamo un piccolo commento in merito alle immagini che abbiamo visto. Ti è piaciuto il Rimini, facendoti una domanda proprio diretta e schietta? Beh, allora, piaciuto, direi che va un po' analizzato il match, perché ci sono state delle fasi in cui Rimini ha fatto la sua parte. Direi i primi 25 minuti il Rimini ha meritato ampiamente, è stato superiore alla San Maurese, fin tanto che non ha segnato, diciamo, e anche un qualche minuto dopo. Poi cosa ha fatto? Il Rimini è andato in vantaggio, un po' ha arretrato il baricentro, dicevamo prima che in un campo piccolo come quello della San Maurese, se arretri il baricentro praticamente trovi gli avversari in casa per tutto il resto del match, e insomma un pochettino ha tirato i remi in barca, però ecco, diciamo, sì, ha sofferto perché era in vantaggio. Cioè la partita va anche letta così, nel senso che se la San Maurese avesse trovato il pareggio in una delle occasioni che ha avuto, forse avremmo visto poi un'altra partita, perché probabilmente il Rimini non si sarebbe accontentato del pareggio. Cioè ogni partita ha la sua storia e la storia va raccontata alla fine. È chiaro che la San Maurese ha di che recriminare, però io non penso che sia una vittoria scandalosa. Penso che sia una vittoria invece di personalità, perché sono quelle partite che ti segnalano che l'annata è buona, proprio perché servono questi match. Io ricordo
anche che in ogni stagione ci sono dei match cruciali che ti danno delle indicazioni, fungono da snodo un po' della stagione. È vero, quando il Rimini vinse tre anni fa il campionato di Serie D, se ben ricordo, ci fu questa vittoria abbastanza sofferta, però meritata, a Piacenza. Ah, ok. Sì. A Piacenza 1-0, dove il Piacenza ebbe un rigore al 95esimo, sì. Lo fallì. Ecco, da lì poi il Rimini ha preso un po' il volo. Prese il volo. Questa mi pare una vittoria importante proprio perché è stata sofferta contro una buona squadra, ottenuta contro una buona squadra, e perché il Rimini ha vinto, secondo me, di personalità. Sì. Cioè stringendo i denti nei momenti opportuni e riuscendo a capitalizzare tutto quello che offriva il mercato ieri. Sì, mi trovo assolutamente d'accordo con la tua analisi. Invece, per quanto riguarda te, Emanuele, davvero si vede subito anche da queste immagini l'occhio da parte dei tifosi biancorossi, tantissimi ieri presenti allo stadio di San Mauro. E volevo chiederti, alla fine, cosa hanno detto i tifosi, tu che hai vissuto la curva ieri di questo match? Sono stati contenti, dato che dopo... C'era un clima di festa, c'era un clima senz'altro positivo. È chiaro che quel gol preso così dall'ultimo secondo, c'era qualcuno che già pregustava, no? Dai, è quasi finita, oggi non lo prendiamo. Poi è venuto il gol, si sapeva che stava per fischiare, quindi è un pareggio, stavo guardando adesso, che porta molto più la firma di Scotti di quanto non si pensi, sì. Perché Scotti veramente ieri è stato superlativo. Secondo me ieri Scotti e Guiebre, per quello che hanno fatto, molto cinico Guiebre nel procurarsi il rigore, nell'essere decisivo quando ne ha avuto la possibilità. Scotti superlativo in almeno 4-5 parate. Io la vedo molto in ottica appunto delle tre partite in 7 giorni. Sì. Cioè era l'ultima partita di una serie di partite. Giocatori stanchi, giocatori... Io mercoledì, dopo la partita interna col Carpaneto, mi ero fermato, come sempre, quando posso mi fermo fuori al cancello. Avevo visto uscire parecchi giocatori, non claudicanti, perché sarebbe una parola sì. esagerata, però si vedeva che portavano i segni di una partita comunque combattuta, comunque dura. Neanche tre giorni dopo erano di nuovo in campo, si sono fatti tutti 90 minuti. Quindi era inevitabile, in un certo qual modo, pagare un pochino anche da un punto di vista fisico. Poi, come dice giustamente Alessandro, è chiaro che se arrivava il pareggio avresti tentato di vincere, le energie magari sarebbero uscite ancora. E ieri è stato un risultato importante, perché a volte bisogna anche saper soffrire. Io ricordo anche la vittoria a Ribelle, quando abbiamo vinto 3-2 sul campo della Ribelle qualche anno fa. Abbiamo vinto un 3-2 e è stata una vittoria sofferta gli ultimi 20 minuti sotto la pioggia per portare a casa quei punti. Tra l'altro punti. Non si vedeva niente. Non si vedeva più niente. L'illuminazione bassissima. sono momenti in cui però la squadra matura la consapevolezza di poter fare risultati importanti. La San Maurese, e poi passo la linea Renzo, secondo me con un centravanti di livello è una squadra molto interessante. Sì, lo scorso anno ha fatto una bellissima figura, è molto bravo anche Protti a saperla mettere. La vedo un campo. Po' spuntata, sì. Io l'ho vista un po' spuntata. Quello sì, quest'anno ha dovuto fare molto anche di necessità virtù. Però Renzo, mi dai mi fai un complimento, una carezza anche ad Alex Bonaventura, perché tra le tante critiche che hai fatto in questi due anni, uno che invece hai sempre supportato è stato Bonaventura, soprattutto allontanando un po' le critiche che vedevano un giocatore che poteva fare benissimo in eccellenza, ma in Serie D che segnava poco. Alla faccia del poco, come ricordava Emanuele, le ultime tre partite ben 7 centri. Io sono uno che sono onesto nelle mie cose quando dico. Io pensavo quest'anno nel modulo che faceva Muccioli, probabilmente Bonaventura era quel giocatore che forse rischiava più di tutto. Sì. Mentre invece Muccioli, le ultime tre partite forse ha capito, ha trovato il posto giusto, e Bonaventura sta facendo veramente grandi cose. Lo dimostra i 7 gol fatti in 3 partite. Due ne aveva, ha 9 gol, mi sembra che non va derato, è capocannoniere del girone in compagnia di altri. E questo fa ben sperare. Onestamente l'unica cosa che forse è che mi è delude forse questo Ambrosini, probabilmente con un buon... Adesso probabilmente anche i risultati, il gioco, probabilmente Muccioli giocava un 4-3-3, probabilmente che davanti con Arlotti, Ambrosini e lo stesso Bonaventura, la squadra secondo me era un po' sbilanciata. Adesso forse nel tempo l'ha capita, la squadra
l'ha un po' accorciata, fa tutto il centrocampo, i risultati stanno venendo fuori. Ma tornando alla gara di ieri, onestamente, io l'ho sempre detto in trasmissione, parecchie società mettono in porta i portieri giovani, sì, che alla fine di un campionato, io ho sempre dell'idea che il portiere bravo ti deve dare quei 5-6 punti in più, e Scotti lo sto facendo. E questo l'hai sempre detto. Ecco, onestamente, essere Rimini è una cosa importante. Ha fatto 3 vittorie importanti, Villa Biagio, Carpinito e ieri a San Mauro Pasco. Adesso gli spetta un turno forte. Veramente vediamo Rimini 4 partite. Domenica c'è la Collegiana. Lentigione. E poi Lentigione e il Mesolare e poi va a Imola. Qui, ripeto, vediamo veramente il vero Rimini. In queste 4 partite... Di devi dimostrare 3 in 8 giorni, perché c'è turno infrasettimanale più novembre. In queste 4 partite devi dimostrare quello che veramente ha fatto di buono in queste 3 partite. Speriamo. Se veramente fa di buono, come ha detto giustamente Pieroni e Giuliani, se Rimini questi risultati fossero positivi, se potrebbe andare al mercato, e veramente potrebbe essere anche l'annata del Rimini. Potrebbe essere l'annata lì, sì, diciamo, potrebbe. Così. Ecco, non è che vuoi, però onestamente... Facciamo le dita. No, tutto questo... Perché dico questo? Perché il livello è basso. Ok, rimani fermo lì, ditemi se c'è la Giorgia già in collegamento o se posso andare avanti. Ok, allora facciamo così, perché facciamo un rewind. C'erano state, dopo le critiche della partita persa con la San Giovannese, tra l'altro la prima in stagione, soprattutto sul tecnico Muccioli, abbiamo voluto analizzare dopo un periodo positivo, come ricordava anche Emanuele, delle ultime 3 partite giocate negli 8 giorni, che il mister ha ottenuto 9 punti, quindi ha portato avanti le proprie idee, si è un po' innervosito, anche l'abbiamo ascoltato in alcune dichiarazioni, gli dava un po' fastidio tutta questa critica, però ha sempre risposto con i fatti, ovviamente in questo caso con le vittorie. Analizziamo bene questo servizio e poi voglio sentire il parere dei nostri ospiti in studio. Servizio. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Lo sappiamo, in Italia è quasi impossibile ragionare di calcio svincolandosi dalla logica del tifo, dall'ultimo risultato che cancella tutto il resto. Arrivati al debutto di stagione col Fiorenzuola, in effetti i biancorossi si sono sciolti come le ali di Icaro al cospetto del sole dilettantistico, in verità mai così caldo e splendente nel corso delle prime 7 gare del torneo. Stanco, incerottato, disattento da paura, vittoria da brivido con tutto cuore e Castelvetro, fino alla fatale San Giovannese. I Rimini ha pagato il conto salato con la dea bendata, l'andamento sono di colpi di fortuna, ha nascosto l'evidenza, accantonando nella fattispecie lacune tattiche e prestazioni dei singoli protagonisti. L'andamento, in sostanza, aveva legittimato un ottimismo poi rivelatosi privo di fondamento. I tifosi del giorno X, quello indicato come prima sconfitta in stagione, hanno imputato a Muccioli errori di modulo e di uomini. L'allenatore biancorosso poteva serenamente infischiarsene come ha già fatto. A chi scambia per presunzione la volontà di giocare la palla, a chi rimpiange Mastro Nicola, Muccioli non ha voluto rispondere. La via intrapresa, basata su un gioco palleggiato, ragionato, propositivo, è quella più complessa, ma forse l'unica soluzione per tornare a divertirsi. Con la San Giovannese è arrivata la prima caduta, ma il Rimini, a sentire dichiarazioni dopo gara dello stesso Muccioli, non ha rinunciato ad essere, per almeno un'ora, la squadra che ha in mente. Una squadra che prova a giocare il pallone, a lavorare di collettivo più che col talento dei singoli. A Villa Biagio, però, contro la capolista, dopo una settimana di sentenze, Muccioli ha rivisto la posizione in campo di alcuni giocatori. Buonaventura, più libero di svariare, si è mostrato cinico come non mai, sbloccandosi da un'astinenza che iniziava a sentirsi. Allotti ha ripreso a volare con il rientro di Guiebre. Nel turno infrasettimanale la squadra ha finalmente espresso un gioco piacevole, rifilando una cinquina alla malcapitata Carpanito, dimostrando però alcune incertezze difensive. Nel mezzo anche i passaggi Coppa Italia, che ha consentito di eliminare nell'ordine Romagna Centro, San Maurice e Vispesaro. Belluno ora avvisato. È partita la versione Rimini 2.0, quest'uomo da questa sera di sicuro non è più solo, e se lo è stato, mai come questa volta, ha avuto l'onere di sentirsi rafforzato dal proprio staff tecnico e dai propri giocatori, ma non dalla società, che scelse la strada del silenzio onde evitare repliche forse ritenute inadatte al momento vissuto. Quello che magari chiede in futuro la tifoseria è di non giustificarsi più con questa frase. Quando sono venuto qua, a me è stato chiesto un campionato di consolidamento.
Ecco qui. Allora, prima di sentire il vostro parere su questo servizio, abbiamo in collegamento telefonico la nostra Giorgia Bertozzi. Ciao Giorgia! Ciao Daniele, buonasera a tutti, saluti. Lo sai dove sono, vero? Sì, però fammi dire prima che mi manchi e quindi ti vorrei in studio, non così lontano. Però adesso facciamo... Lo so, ma oggi questa è una serata speciale perché sono alla festa del tesseramento del Club Tre Moschettieri e sono 41 anni, signori, di questo Club Forza Rimini. Complimenti, direi complimenti. Non male. Complimenti da parte nostra. Raccontaci un po' la serata, Giorgia, come sta procedendo? Allora Dani, qua si procede bene, nel senso che abbiamo iniziato adesso a mangiare, dopo i saluti, siamo alla rondinella intanto, sulla superstrada di San Marino che ci ospita, e niente, quindi ci sono stati subito i saluti e io ti vorrei fare intanto avere in diretta i saluti del presidente dei Tre Moschettieri che è qui con me, e io direi a Franco se insomma ci dà anche lui i suoi saluti in diretta per Sport Up. Innanzitutto vi saluto tutti, da tutti i moschettieri qui presenti, che siamo un centinaio, più la squadra e i dirigenti, è una serata fantastica, come tutti gli anni, come l'anno scorso e sarà anche quest'altro anno, no? È un momento di giovialità, mangiamo tutti insieme, sorridiamo, scherziamo, il presidente pochi minuti fa ci ha promesso qualche cosina sotto le feste di Natale, siamo stracontenti, decide la squadra, di come sta andando un po' tutte le cose. Purtroppo, come diceva la Giorgia, siamo tutti molto vecchi, la maggior parte di noi qui sono anziani, i giovani preferiscono altri posti, però cercheremo di portarli sempre di più verso lo stadio. Franco, ti faccio una domanda per non mandarti di traverso la cena, ma il Rimini lo vince il campionato sì o no? Secondo quello che dice il presidente non c'è discussione, dobbiamo vincerlo, dobbiamo, è un obbligo, come diceva il mio co-presidente qui Delmo, che praticamente una città come Rimini non è un paesino, Rimini non può bastare la Serie D, noi dobbiamo andare avanti e proseguire e forse anche per altri lidi, però come dice il Presidente un passettino alla volta, senza inciampare come ha fatto tanti altri Presidenti, adesso non facciamo nomi, senza tanti proclami, un po' alla volta. Franco, ti do un compito questa presto, sera. Io ho detto entro 10 anni. Io tra 10 anni forse sono sulla carrozzella, io spero che arrivi prima di nuovo alla B. Speriamo, speriamo Franco, okay. Ma ti do un compito per questa sera, uno di proteggere la nostra Giorgia, il secondo se ci riesci... Giorgia qui è un super ospite, è super protetta. Il secondo da bravo tifoso, ma anche da bravo giornalista, se riesci a scoprire il nome di mercato per dicembre, se riesci ti promettiamo una serata con la nostra Giorgia. Sì. Abbiamo i gol ad Orpi di ieri, c'è Ghibre. Ci siamo stracontenti. Mi fa piacere. Bravi ragazzi. Franco, io ti rinnovo innanzitutto gli auguri per questi 41 anni. Grazie. Un forte abbraccio e l'augurio appunto di proseguire ancora per tantissimi anni. Grazie mille. Grazie a voi. Sono Giorgia. Grazie. Ciao. Dani, intanto bisogna dire a tutti che Franco Semproli è in piena forma, fa altro che carrozzella, ma più di noi, te lo dico. Ascolta, niente, un po' le anticipazioni te le ha date già il Presidente, insomma Giorgio ha parlato, insomma qualche puntatina polemica con l'informazione, ma ormai ci siamo abituati e quindi mandiamo giù tutto, e prima delle tagliatelle. Va bene. E poi niente... È proprio vero, insomma, il Presidente l'ha detto, l'abbiamo un po' stuzzicato su questo mercato di riparazione che sta per arrivare, insomma, non si è tirato indietro, ha detto che insomma, qualcuno che non snaturi il gruppo, giustamente, però insomma, potrebbe arrivare perché gli obiettivi sono quelli che nessuno dice, però tutti vogliono, insomma, Rimini ormai è lassù e vuole lottare con le altre per vincere questo campionato. Giorgia, nessuno... E poi Dani... Giorgia, ha detto anche, dimmi. Nessuno ti ascolta, fidati di me. La tua sensazione l'hai avuto lì vicino a te, c'è la possibilità e davvero la tanta voglia di vincere questo campionato per ritornare in Lega Pro, in Serie C? Sì, assolutamente sì, insomma okay. Qua davanti a centinaia di persone si è lasciato andare e l'ha detto abbastanza chiaramente, okay. Direi. Tra questo l'altro, è importante. Ha detto che non voleva dire tutto l'alfabeto perché si sarebbe fermato solamente alla B. Insomma, questa è una dichiarazione importante, ovviamente si parla di lungo termine, però insomma, cambiamenti in Lega, esatto, stanno facendo appunto mettendo giù i programmi per dei nuovi format di campionati, quindi davvero c'è tanta carne al fuoco per le prossime stagioni e da quello che ha detto Giorgio Grassi, Rimini vuole essere tra i protagonisti.
Speriamo, speriamo. Intanto, come sempre, sei stata preziosa e io ti aspetto qui in studio il prima possibile. Un abbraccio forte forte, Giorgia. Un saluto a tutti i tuoi ospiti e a tutti a chi ti segue da casa. Saluti a tutti e sempre forza lì. Sempre. Grazie Giorgia. Dani, sei già invitato per l'anno prossimo. Va bene, va bene. Promesso. Grazie e buon proseguimento. Tutti invitati. Saluti Dani, saluti a tutti. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie ancora alla nostra Giorgia Bertozzi. Ebbene, allora l'avete sentito, no? Ci ha dato qualche spunto la nostra Giorgia in merito anche poi al servizio di Muccioli. È vero quello che dice il Presidente, c'è stata qualche critica a Alessandro in riferimento anche e soprattutto alla partita con la San Giovannese. In verità non solo i giornalisti ma anche i tifosi quella volta, subito dopo a caldo magari, hanno inveito contro Muccioli. La tua sensazione dopo appunto 10 giorni sono trascorsi da quella domenica con la San Giovannese? Qual è successo? L'hai visto più nervoso Muccioli? Secondo te è stata tutta una cosa tranquilla, comunque di normale amministrazione che ci può stare durante il campionato? Guarda, per me è normalissima amministrazione, nel senso che i tifosi contestano perché un po' fanno un po' il loro mestiere, no? Se le cose vanno bene applaudono e se le cose vanno male contestano, ma non è, io ho visto intorno a Muccioli da parte della stampa, diciamo che c'è stata una categoria che ha difeso Muccioli, per me è la stampa più che i tifosi, anzi la stampa che ha invogliato la società a tutelare il lavoro di Muccioli, perché è stata la società a scegliere Muccioli. Bravo. Quindi insomma a un certo punto, come ho detto anche altre volte, la strada del Rimini era abbastanza spianata rispetto all'anno scorso, no? La società ha voluto invertire, dare una sferzata, quindi ha cambiato. Allora benissimo, abbiamo accettato il cambiamento, però a un certo punto il cambiamento va difeso, perché insomma è chiaro che all'inizio poteva non essere semplice. Muccioli io lo vedo molto sul pezzo, molto sofferente, quindi vuol dire che partecipa al 120% a questa avventura. Questo vuol dire che come tecnico sta dando tutto se stesso, su questo non avevamo dubbi, però voglio dire è la sua grande chance e penso che se la stia giocando bene. Anche ieri, io ogni tanto ho questo vizio di fare qualche battuta per ridere, perché per me il calcio è uno sport è un divertimento, quindi non riesco a dare tutta questa importanza, questa sacralità, questa pesantezza a questo mondo che sembra che una partita decida le sorti dell'universo. Vedo che lui è abbastanza teso, quindi vuol dire che rimane sul pezzo ben oltre la partita. Questo penso che sia una garanzia per il Rimini, perché questo tecnico sta dando il 100% delle sue possibilità, sì. E quindi penso che sia una garanzia per tutta la squadra, la società e i tifosi. I tifosi sbagliano, secondo me, a contestare un tecnico che è venuto qui sulla base di un progetto nuovo e quindi il progetto deve avere il suo sviluppo. Chiaro che la società deve supportare, non è una squadra come quella di 3 anni fa, distruggiamola, la rivolta alla categoria, non è una squadra così forte, quindi non possiamo pensare di vincere tutte le partite, quelle strisce assurde di Cari che vinceva 10-15 alla volta, insomma, perché non è così forte, e quindi dobbiamo partecipare, dobbiamo anche noi tutti partecipare a questa avventura. Io sono abbastanza fiducioso perché manca poco, come dicevo all'inizio, manca poco per andare a Dama, perché la squadra è già buona, con qualche innesto, considerando il livello generale, ce la si può fare, insomma. Eh sì, Renzo, dal tuo stesso parere, anche Emanuele, e poi Emanuele voglio sentirti anche a te, ma datemi solamente il tempo di mandare la pubblicità, poi rientriamo perché voglio sentire anche su un argomento abbastanza importante, la web TV che è nata anche del Rimini, il nostro Alessandro Giuliani. Ma qui fermiamoci proprio per 3 minuti e mezzo dando linea alla pubblicità. Mamma, voglio andare a
del Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi.
Tema di discussione è stato anche l'ingresso, l'innovazione da parte della web TV, che poi tanto innovazione non è, anche per chi ha avuto modo di iniziare a lavorare attraverso un sistema per l'appunto di web TV nato in Italia negli anni 2000 e poi si è sviluppato anche grazie a server americani nel 2005. Attraverso questo servizio vogliamo un attimo riepilogare qual è stata la situazione, quali sono stati i pro e i contro e cercare appunto poi di parlare un attimo con il collega Alessandro Giuliani e magari dire anche la nostra. Il servizio. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Il principio fu fatto passare come un'innovazione, ma purtroppo la Rimini Calcio non aveva fatto i conti con il progresso della tecnologia. La modernità sta che la Web TV è un prodotto che in Italia esiste già dagli anni 2000, ma fu messo in pratica solo dal 2005 con una vera programmazione di 24 ore, grazie all'ausilio di server americani che permettevano la divulgazione del segnale nel nostro paese. Ogni Web TV, seppur prettamente legato a una squadra di calcio, deve avere per le trasmissioni di dirette, immagini, permesso in questo caso dalla Lega Nazionale. Stesso discorso vale anche per la telecamera tecnica e per le persone che riprendono a bordo campo. Deve essere compilata una domanda con relativa assicurazione e devono essere rispettati gli orari di divulgamento per quel che concerne le sintesi. È un'idea che ha fatto storcere il naso a parecchi addetti ai lavori, in primis per la mancanza di qualifica, ma ribadiamo che questo servizio non mira ai singoli personaggi che oggi la costituiscono, ma alla società che ha voluto concretizzare tutto ciò basandosi sul motto che un altro calcio è possibile. Ma Grassi, alias il patron del club, davvero filosofo, forse ha pensato che oltre al calcio anche un'altra TV fosse possibile, magari anche un'altra vita. Quello che rende davvero brutto questo gesto è la mancanza di rispetto verso chi la scorsa stagione ha seguito la sua cavalcata, il suo prodigio di Rimini da perfetto Mr. X, esaltandone le doti, l'essere io. La sua maestria, anche nel dettare in certi sensi legge sulle domande da porre in sala stampa, non mi è mai piaciuta. Poi si ritorna sul caso della Web TV. Purtroppo nell'era moderna, oggi, è giornalista che ha una biro, una telecamera e un microfono in mano. Non serve più un apprendistato di 2 anni, non serve più avere un tesserino, non serve più eseguire corsi e mantenere tale riconoscimento, ma bensì basta avere la dea bendata dalla tua parte ed ecco che la gavetta va a farsi friggere. Chi ha voluto tutto questo? In primis il nostro paese, cambiato con l'ingresso dell'euro, anche tutte le sue regole, in particolar modo nel mondo del lavoro, dove a forza di andare a risparmio gli editori hanno smesso di pagare, avvalendosi di figure prese per strada che in cambio non pretendessero nulla pur di entrare allo stadio gratuitamente e di avere la fortuna di essere considerati giornalisti. Il Rimini oggi non aiuta la società, perché se così fosse, tanti giornalisti rimasti a casa a livello locale con relativo riconoscimento avrebbero potuto formare un canale tematico stile Milan, Juve e Dieter Channel e mettersi all'opera nel migliore dei modi. Ma la nostra sfortuna per chi pratica questo lavoro è di chiedere per le prestazioni maturate un compenso. E qui scatta la risata. L'ultima, per ordine di cose, che mi ha dato molto fastidio è che la società, alla nascita di questa Web TV, abbia riportato che quest'anno non avrebbe offerto nessuna donazione alle 3 emittenti riminesi, perché puntava fortemente su tale progetto. Ma la società, solo oggi, con molto rispetto, vorrei chiedere, chi vi ha mai chiesto nulla? Avete fatto semplicemente tutto voi, come al solito. Ribadiamo anche, per essere onesti, l'attuale situazione. Si sponsorizza una Web TV che ancora non esiste, sono stati diramati sui social network vari filmati e su questo non c'è nulla di male. Si sono presentate persone che avrebbero partecipato a tale progetto fino ad ora mai viste, sono state annunciate trasmissioni fino ad ora mai partite. Di che cosa parliamo questa sera? Di una Web TV che non esiste, che sta dando fastidio ugualmente già prima di partire, che ha messo semplicemente dei filmati su Facebook, 2 su tutti, molto discutibili, riferimento Mr. X. Dopotutto, se si mira semplicemente alla visibilità, come mi fu riportato in un colloquio a quattro occhi, perché dovremmo sprecare il tempo a parlare di professionalità? Con molto rispetto. Allora, io l'ho voluto dire questa cosa qui, Alessandro, e qui spero che tu mi dia una mano, semplicemente perché anche stasera la Giorgia, la nostra collega Giorgia Bertozzi, l'ha riportata a mo' di battuta. Chiaramente a Giorgio, io lo chiamo così in maniera affettuosa, non piace molto l'informazione locale. È nata questa Web TV anche per questo. Io riporto un po' quello che mi è stato detto anche nei colloqui personali avuti quest'estate, sia con Pietro Tamaki, con Tiziano Fabio, che poi con il Presidente ho parlato l'ultima volta 20 giorni fa.
al quale ho detto personalmente le mie perplessità. Adesso sembra che qualcosa sia cambiato, però è vero quello che ho detto anche nel servizio. Oggigiorno si prende una birra in mano, si prende una telecamera in mano, si prende un microfono in mano e tutti si credono giornalisti. Va a farsi friggere, insomma, un po' la gavetta, no? Guarda, io ti posso dire che per quanto mi riguarda la Web TV ha un senso per ampliare il bacino d'utenza, per dare una visibilità verso settori che magari non comprano il giornale, non seguono le TV private, esatto. Non seguono, quindi ha questa valenza. Per quanto riguarda il progetto sull'editoria, io posso dirti quello che ha detto lui e credo che quello che lui mi ha risposto, cioè Giorgio Grassi mi ha risposto, si sta verificando. Cioè io avevo detto di se voleva mettersi in, voleva intraprendere questo cammino, di se era possibile di mantenere la stessa qualità che aveva dato agli altri settori, e devo dire che a distanza di 3 settimane dall'ultimo nostro colloquio questa qualità sta venendo fuori, perché ha dato in mano la TV, diciamo, cioè dato in mano, cioè ha chiesto una collaborazione di un collega che io ritengo molto bravo come Francesco Cesarini, e quindi diciamo che io ho visto questa impronta giornalistica. Se poi mi chiedi, questi qui sono anche a questo punto, visto che parliamo di un soggetto editoriale, dare dei giudizi mi sembrerebbe antipatico, perché siamo, a sto punto siamo tutti colleghi, ci sono dei colleghi anche che lavorano, quindi io non, io chiedevo appunto di affrontare questo discorso con la qualità che lui stava mettendo in tutto complessivamente, certo, sul progetto. E adesso è arrivato Francesco Cesarini, io penso che stiano facendo un buon lavoro. Per quanto riguarda, ecco, se però mi chiedi se il mondo dell'editoria, il mondo del giornalismo sia florido, ecco, questo io non ti posso dire che di sì, perché è un mondo che complessivamente in Italia è in difficoltà. E si vede. È in difficoltà, la torta è sempre più piccola e complessivamente il mondo del giornalismo e anche dell'editoria ha delle difficoltà in Italia. A mo' di battuta prima dicevamo che vorrà dire che noi giornalisti faremmo una squadra di calcio così per, no, guarda, a sto punto io credo che siccome è un'attività di stampo giornalistico editoriale va giudicata poi nel tempo, diciamo in bocca al lupo, visto che come dicevo prima sono colleghi e quindi in bocca al lupo, esatto, per il loro lavoro. E è chiaro che l'ultima cosa che dico è questa, che la prima cosa che pensi pensando a una società di calcio è il campo, non pensi di editori, di presidenti editori, ce n'è stato un altro che ha avuto, che ha vinto delle coppe dei campioni, dei campionati, esatto, che è il presidente Silvio Berlusconi, vediamo insomma come se la caverà anche in questo ruolo, ecco. Ecco, non mi sento a questo punto, visto che ha intrapreso questa strada, di dare dei giudizi. Adesso andiamo a vedere invece il prossimo, ritroviamo a parlare di calcio giocato, andiamo a vedere il prossimo avversario del Rimini, che sarà la Coligiana allo stadio Romeo Neri domenica prossima. Il servizio. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Del Bino ex Delta Rovigo e Andrea Cristiano ex esterno dell'Albino Leffe. Partiamo da questi due nomi per presentare la rosa di una Coligiana che in questo torneo staziona leggermente sopra la zona rossa di classifica. Alla guida tecnica troviamo l'ex difensore del Milan nel periodo sacchiano Stefano Carobbi e della Fiorentina oltre che del Lecce.
Tante presenze in Serie A, ma anche stagioni sfortunate, come quella vissuta con il Lecce di Bagliere Ayew, classificatosi nel 93-94 all'ultimo posto, o della stagione disastrosa vissuta con la Viola nel 92-93, culminata con una retrocessione amara e una sconfitta interna contro il Milan a Franchi per 7 reti a 3. Dopo 240 presenze in Serie A e 5 reti, 7 presenze ad un gol con la nazionale italiana Under 21, Carobbi decise di chiudere la sua esperienza calcistica in Toscana, a Poggibonsi, per poi studiare da tecnico. Nell'esperienza milanista passò la storia per un gesto molto apprezzato a Berlusconi e Gagliani. Nei quarti di Coppa Italia il Milan, nella stagione 90-91, affrontava il Bari. Tassotti commise un fallo su Maiellaro, ma Carobbi si diresse verso il direttore di gara per prendere lui stesso l'ammonizione in difesa del compagno, in vista poi della gara di ritorno. L'arbitro non ci cascò, Tassotti fu ammonito, squalificato, Carobbi giocò nuovamente la gara di ritorno a San Siro. Riserva di lusso, poche apparizioni che gli valsero la conferma in maglia rossonera, che tuttavia lui rifiutò per tornare nella sua Toscana. La Coligiana, al momento squadra che lui allena, vanta una rosa con età media di 21.9, con 19 ammonizioni in stagione e 2 espulsioni tra le squadre più cattive, con una squadra che segna davvero poco, una media di 0.9 a partita e subisce davvero tanto. Il miglior marcatore al momento è Bigoni con 4 reti. I biancorossi vantano un maggior rendimento esterno rispetto a quello interno, con 2 vittorie ottenute contro l'unica arrivata tra le mura amiche, tra l'altro contro l'Imolese. Allora, datemi il tempo, volevo sapere se c'erano ancora degli altri minuti per poter mandare anche la sintesi proprio di Coligiana Montevarchi, almeno scopriamo da vicino quello che è successo ieri appunto sul campo della Coligiana, mi dicono di sì, allora andiamo a vedere proprio la sintesi. È dolce il ritorno del guerriero Atos Rigucci a Colle, dove il tecnico del Montevarchi segnava a raffica da bomber. Tutta sua l'ovazione all'ingresso in campo al Gino Manni per Coligiana Montevarchi in una giornata dai toni quasi estivi e davanti a un buon pubblico con la solita massiccia presenza dei tifosi giunti dal Valdarno. Parte forte Colle al nono, Crisci salta videta in Pegna Pellegrini, attento. Sale il monte che a ridosso della mezz'ora... troppo agli occhi, bravo a seguire l'azione. Si accende una mischia al 34esimo e dal groviglio di gambe spunta e Sussì e Taffi si immola salvando in corner. Increscendo la prestazione Aquilotta, a 5 dal riposo si libera ancora Biagi, va alla conclusione, ma Delvino è pronto. Ripresa con il solito trend e De Viti si chiude su Fofi al settimo oltre il fondo. Subito dopo doppio cambio per Rigucci che inserisce Mannella e Tomassini per Donatini e Fofi, ma è la Coligiana con un rigore in movimento fallito da Di Leo al quarto d'ora a rendersi pericolosissima. È uno degli ultimi sussulti degli uomini di Carobbi, mentre il Montevarchi riprende slancio e colpisce. Dalla bandierina Giacomo Gorini disegna la parabola perfetta per Simone Tomassini. Un gol alla Rigucci di rara potenza, il quarto in campionato. Con la partita in mano, l'Aquila tuttavia non sfrutta alcune chance per chiuderla, come al 39esimo quando ancora Biagi chiude con un destro debole, una bella triangolazione. Prima del triplice fischio c'è il brivido della richiesta di penalty per un tocco di mano presunto di Videtta da parte della Coligiana. L'arbitro non ha dubbi e fa proseguire. Ecco qui, entriamo in studio, c'era qualche problema per quanto riguarda l'audio, ci scusiamo con i nostri spettatori. Dunque avete visto anche la Coligiana che ha perso in casa l'ultima partita contro il Montevarchi, Coligiana che sarà il prossimo avversario del Rimini nel prossimo turno, questa volta si giocherà di domenica. Ricordavo prima anche con il nostro Lorenzo Baldisselli che si giocherà anche mercoledì 1 novembre, il turno infrasettimanale, lì ci sarà una trasferta molto delicata per il Rimini sul campo del Lentigione. Ma andiamo a vedere proprio nel dettaglio il prossimo turno, così scopriamo anche le altre sfide, oltre appunto alla partita del Rimini contro la Coligiana, Aquila Montevarchi, Romagna Centro, Castelvetro San Maurice, Correggese, Imolese, Fiorenzuola, Lentigione, questo è il big match di giornata, come l'altro Forlì, Villa Biagio, Pianese, Vigor, Carpaneto, Sasso Marconi, San Giovannese, Sporting Trestina, Tutto Cuoio, San Sepolcro, Mezzolara. Due belle partite, no Emanuele? Sia Forlì che per quanto riguarda Fiorenzuola. Sì, sì, sono due partite molto importanti. A me quello che interessa è che schiudono degli orizzonti buoni
probabilmente anche a noi se noi facciamo il nostro, perché possono venire fuori dei risultati che ti possono fare, siamo contenti adesso, figuriamoci dopo, insomma. Poi speriamo, adesso bisogna vedere come andranno, perché come diceva giustamente Renzo prima, qui ogni domenica si può invertire completamente l'ordine, nel senso che ci sono squadre che possono indovinare la partita, ma non sono strabordanti nei confronti dell'avversario, quindi se la partita la sbagliano possono perdere. Il Forlì è l'esempio più lampante, perché ha un rendimento molto altalenante, no? Ha le capacità per essere vincente, però spesso se le dimentica e non vince. Quindi sono interessanti perché sia in prospettiva Rimini e sia anche per cercare di capire quali sono le reali pretendenti a questo campionato. Renzo, come la vedi Fiorenzuola Lentigione? Ma è una partita difficilissima, ripeto, è un campionato molto strano, infatti le squadre, secondo me, le più forti indicate quest'estate dagli addetti ai lavori, vuol dire Imolese, Furlin, questo Lentigione che so che ha molto investito, lo stesso Rimini, chiaro che la sorpresa viene da questo Fiorenzuola, è una squadra che onestamente, né che a Rimini la prima partita mi ha dato una grande impressione, però come ho detto poc'anzi, che il campionato è veramente basso e questo lo sta dimostrando, perché onestamente vediamo che tra le prime vediamo delle neopromosse, Villa Biagio, questo no, perciò sta dimostrando che il campionato è basso, però onestamente io penso che questo Fiorenzuola e queste Lentigioni sia veramente un bel incontro, però come ho detto prima adesso a Rimini gli aspetto un tour de force veramente importante. Ebbene sì, chiedono da casa quando saranno pronte le maglie a scacchi. Emanuele, sai qualcosa? Io spero che domenica ci siano, sono usciti diverse volte degli articoli dove si diceva che stanno per arrivare, che sono quasi pronte. Quindi io mi auguro che domenica, incrociamo le dita, ma io spero che domenica ci sia l'esordio. Ditemi se abbiamo ancora qualche minuto, altrimenti io chiuderei. No, mi dico, no, una battuta voglio fare, che come tutti i Rimini in queste 7 partite ha fatto 9 punti. Speriamo che negli restanti 7 partite ne faccia altre 9. Senti, mi dite in conclusione, che prima non ve l'ho chiesto, giustamente ho chiesto ad Alessandro la propria opinione, iniziamo da te Renzo. Muccioli, eri d'accordo con il servizio, troppa critica attorno a lui, dimmi la tua brevemente. Ma chiaro che la partenza di Mastro Nicola, okay. Rimini ai tifosi, okay. Erano legati come giocatore e come la natura, è chiaro che la partenza di Mastro Nicola a tutti è dispiaciuto, è chiaro che arrivare a Rimini, Muccioli, un ragazzo bravo, giovane, con tanta voglia di lavorare, è chiaro che poteva essere anche una sorpresa, è chiaro che il rischio c'è, però finora sta dimostrando che ci sa fare, però di fronte anche una carta alquanto spiattata, perché c'è giocatori forti di fronte a lui, perciò secondo me potrebbe far bene, ecco onestamente, ripeto, ormai Muccioli ha impostato questa squadra e secondo me potrebbe dare, io l'ho sempre considerato quando allenava la Lega delle Tante, vuol dire il Cattolica, il Mazzo Lombarda, io lo chiamavo il Mourinho della situazione. Dell'eccellenza. E speriamo, e lo sta dimostrando anche in questa serie. Ha fatto bene anche l'anno scorso, nel Romagna Centro, una squadra molto giovane, l'ha salvata, ha fatto dei risultati importanti. Chiaro che a Rimini è una piazza importante, a Rimini vuol vincere, questo è chiaro. Emanuele, rispetto a 2 settimane fa, quando per la prima volta abbiamo affrontato il discorso, mettendo anche la battuta finale, quella che fece lui in sala stampa, sì. Ti è passato un po' l'arrabbiatura di quell'occasione anche sì. A molti tifosi? Ma lì, più che una questione di arrabbiatura, se andiamo proprio sul tecnico, abbiamo già visto che Muccioli è uno che ci ragiona e okay. Sa cambiare. Siamo partiti con un 4-3-3, adesso giochiamo con un 3-4-3, che è un 3-4-3 che poi prima di Villa Biagio o giocavi così o non avevi giocatori, perché se ne sono fatti male 2 in campo nel riscaldamento. Sì, è vero. Quindi, però ha saputo fare di necessità virtù, si è trovato bene, l'ha riproposto. Si è rotto Variola, quindi rompendosi Variola ha dovuto inventarsi un under in un'altra posizione. Ieri giocava Giua nel tridente di difesa. Ma questa è la tecnica, diciamo, questo qui è l'aspetto proprio del campo. E lui sta facendo vedere che progredisce o quantomeno cerca di progredire, nessuno ha da ridire nulla su questo, c'è il pieno rispetto del lavoro che lui fa, anzi vediamo i risultati, quindi a maggior ragione sì. Siamo contenti. Quella frase è quella che secondo me ha creato il malcontento, il malumore, cioè dire è come se io guido la Ferrari ed è un'annata in cui la macchina non è eccezionale, mi trovo una volta davanti, prendo male una curva, vado fuori strada, devo essere io a dire, vabbè, la Ferrari non sarà eccezionale, non c'è bisogno che lo dico adesso, ho sbagliato la curva, no? Poi vai lì e dici, ma la Ferrari non è eccezionale, mica mi hanno chiesto di vincere, e vabbè, ho sbagliato io, pazienza. È quello che secondo me è rimasto indigesto, cioè il pensiero che
andato subito a caldo le dopogare. Ecco, lì se lui evita, diciamo, quel tipo di frasi, secondo me non c'è nessun tipo di problema. Infatti, per il resto il rispetto del lavoro che fa, massimo, cioè, non c'è nessun problema. Lo sta dimostrando anche che le nostre polemiche abbiamo fatto contro Muccioli, ma erano polemiche costruttive. Uh-huh. Oggi lo sta dimostrando. Ecco, tutto sommato. Sì, ti faccio una battuta perché lui ci ha ascoltato. Proprio mercoledì dopo la partita con il Carpaneto, mentre prendevo un caffè con i suoi collaboratori e staff tech, mi ha detto: ah, adesso avrai da parlare perché sicuramente abbiamo preso gol all'89esimo. Vabbè, ci sta, l'abbiamo fatto sempre con educazione, con rispetto, con la massima stima possibile, ovviamente l'abbiamo seguito nel calcio minore e adesso che ce lo ritroviamo a Rimini, dopo che, come ricordava anche Alessandro, è stato presentato davvero alla grande da parte della società, è una persona di fiducia su quale puntano molto il DS e Pietro Tabai, lo stesso patrono Giorgio Grassi, proprio per sostituire una figura importante che ha fatto la storia del Rimini Calcio come Alessandro Mastronicola. Però le critiche non sono mai andate a mirare l'esonero di Muccioli per far tornare Alessandro Mastronicola oppure per far subentrare qualcun altro. Questo non abbiamo mai detto e quindi abbiamo sempre criticato la società sul rettangolo di gioco in maniera costruttiva. Non so, volete aggiungere qualcosa, Alessandro? Siamo in chiusura, dimmi te. Ma guarda, semplicemente il Rimini va sostenuto. Uh-huh. E nessuno deve avere delle ombre su questo, perché quello che volevo dire è che il Rimini ha la stampa più buona d'Italia. Sì. In assoluto, perché in qualsiasi altra piazza, dopo che una squadra non era stata, una società non era stata iscritta a nessun campionato, e dopo due anni c'è stato anche un fallimento, in qualsiasi altra piazza ci sarebbe stato qualche problemino più di no? Nessun problema, tutte le volte che si è ripartiti con la fiducia, e qualche volta ci sono delle critiche, però qui vedo che le critiche, no? Perché è sempre bello dire la stampa libera, viva la stampa libera, la stella, e poi quando si è liberi per davvero, magari... E quindi diciamo che il clima è molto tranquillo, a meno che non si voglia renderlo turbolento, che non è di suo, insomma. Ecco. Siamo in chiusura, Renzo. No, voglio fare una battuta. No. Dai, veloce. L'alfabeto che parte da A, la B e la C. Invece partiamo dalla C, la B e la A. Va bene. Siamo alle battute finali. Ringraziamo il nostro giornalista Alessandro Giuliani. Grazie Alessandro, grazie a voi. Salutiamo l'opinionista Emanuele Pironi, grazie Emanuele. Buonanotte a tutti. E salutiamo l'opinionista Renzo Baldissera. Buonasera a tutti. Grazie a Daniele Emanueli, noi ci rivediamo come sempre lunedì prossimo a partire dalle ore 20:45. Buona serata.